lavori in via San Filippo sono terminati. Per fortuna è andato tutto bene, anche perché non abbiamo avuto i 15 giorni consecutivi di pioggia che abbiamo avuto poi, però quello non è stato, no, dopo, beh sì, c'è stata della pioggia, però poi è durata 15 giorni, quindi una parte del periodo per fortuna ci ha aiutato meteorologicamente. Ho saputo comunque che la ditta ha lavorato alla cremente proprio, e quindi merito della ditta, non del comune. diciamo che è andata bene. Questo non toglie niente, diciamo, all'interrogazione, cioè al fatto comunque che i residenti e i commercianti si fossero lamentati del fatto che non si fosse concordato e che i lavori non fossero magari stati procrastinati, perché il periodo era a rischio. Ripeto, è andata bene e va bene così. Non, ecco. Cioè, i lavori sono stati eseguiti da Cordar, per cui al quale il comune ha dato la concessione per la rottura del suolo, però è stato gestito tutto da Cordar. Mi ricordo benissimo che quando abbiamo fatto l'incontro con l'assessore Ramalfa si è chiesto a Cordar di anticipare notevolmente e di avvisare sia i commercianti che i residenti, perché lì c'era il problema che venivano chiusi praticamente due portoni, due accessi carrai, per cui abbiamo chiesto, e so che è stato fatto, che venisse consegnata a tutti una lettera, e in modo particolare anche chi è che abitava lì, in modo che sapessero con anticipo che dovevano uscire con la macchina e per qualche giorno avrebbe dovuto tenerla fuori. Questo sappiamo che è stato fatto, sappiamo che Cordar ha seguito in modo partecipato e con particolare attenzione l'esecuzione di questi lavori, anche perché l'assessore Ramalfa giornalmente telefonava a Cordar per sentire un po' qual erano, diciamo, il prosieguo di questi lavori. Devo dire che i lavori sono stati molto celeri, lei ha già indicato anche il fatto che il tempo è stato molto favorevole, praticamente è piovuto un solo giorno, il venerdì prima, il venerdì 26 mi pare. I lavori, anziché durare 30 giorni, sono durati praticamente 12 giorni e sono terminati con un anticipo di 20 giorni, per cui averne di ditte è anche un periodo felice come questo. Purtroppo dopo c'è stato 3 settimane di pioggia, non 3 settimane consecutive, poi 2 giorni di breve tregua e poi dopo sono ripresi. Ecco, per cui direi, ripeto, mi pare che Cordar abbia fatto tutto quello che gli era stato richiesto, e fortuna ha voluto che ci fosse stato bel tempo di aver trovato una ditta che non solo ha lavorato molto in fretta, ma ha fatto anche un bel lavoro, perché se tu vai a vedere è stata ripristinata tutta la cubettatura in modo esemplare. Però anche l'assessore ha detto fortuna ha voluto, cioè che discutere delle interrogazioni tanto tempo dopo, cioè, come ho detto, è andata bene. Io ho sollevato, cioè, una questione che è stata superata, cioè loro avevano chiesto un maggior dialogo, si erano appunto lamentati di questo e avevano detto procrastiniamo i lavori perché è un periodo a rischio. Poi ripeto, cioè, se i lavori fossero stati fatti in quei 16 giorni, magari si sarebbero poi trovati ad avere ancora il cantiere in piedi sotto Natale, nel mese di dicembre. Ci poteva essere questo rischio.
questo è vero. Discuterne adesso non piace neanche a me, perché dici, ormai è andata bene, va bene così. Comunque, per il futuro. Bene. C'è ancora una? Sì. I Caldesi, Giardini della Rovere, risponde l'assessore Varnero. Buongiorno assessore. E i Giardini della Rovere, anche qui ho allegato qualche foto, e i Giardini della Rovere sono cambiati. Cioè, all'inizio avevano quell'aspetto un po'... non l'avevo definito selvatico, cosa... silvestre. E quindi avevano il loro fascino, adesso sono un po' abbandonati, sì, ecco, no, perché mi sembrava che mi guardasse stupita, ecco, e quindi sono un vero e proprio monumento, l'abbandono, la trascuratezza, i camminamenti in certe zone non esistono più, ci sono delle buche, cioè quando si accede ai giardini dalla parte nord, ci sono veramente delle buche dove è anche facile inciampare. Ecco, come tanti nostri giardini sono tenuti male, sono trascurati. Beh, abbastanza. Io ogni tanto faccio delle interrogazioni, ecco, su questo. E quindi domandavo quando l'amministrazione intende rendere di nuovo decorosi questi giardini. Grazie. Ma adesso sui tanti giardini abbandonati mi sembra un aggettivo un po' esagerato, perché sì, abbiamo fatto tanti interventi, questo sì, durante il nostro mandato. Questi giardini sono in realtà un bosco in città, come era stato definito nel 2003 quando era stato fatto il primo intervento di riqualificazione di un'area che in realtà era un vivaio, quindi sono state fatte dei tagli controllati in modo tale da ricostruire un piccolo bosco in città in un'area che era stata un po' abbandonata nella sua destinazione di vivaio, e quindi anche il sottobosco è con una pavimentazione che è irregolare proprio per la natura di questa zona. Noi abbiamo fatto un controllo di quest'area in modo tale che potesse comunque essere abbastanza fruibile per la sua natura comunque di giardino un po' anomalo, con i migranti che avevano fatto degli interventi sulle panchine. Alcune panchine, proprio perché era stato utilizzato un materiale naturale, che è quello di un'area come questa, ovvero il legno, quindi anche le zone sotto le panchine erano trattate in un certo modo, con i tronchetti piccoli, i cestini erano... sono arrivata un po' di corsa, perché ero in ritardo, quindi ho ancora il fiatone. I cestini e le panchine erano in legno, quindi comunque era stato utilizzato un materiale marcescibile proprio per la natura del luogo. Quindi con questo controllo, diciamo, di interventi che potevano essere fatti con una cadenza non vicina nel tempo, insomma comunque mantenendolo sotto controllo ma non quotidianamente, ripeto, erano stati fatti questi interventi di manutenzione delle panchine, con l'intenzione poi di andare ad intervenire con la sostituzione di queste panchine con un materiale diverso, che adesso comunque può essere un materiale di riciclo, di recupero, quindi anche in adesione a quelle che sono un po' le politiche dell'assessorato all'ambiente. Questo però ovviamente con degli interventi che non sono all'interno di un progetto specifico, perché in realtà su questo giardino noi non l'abbiamo fatto, abbiamo fatto interventi su tanti altri, su questo ci riserviamo di prevedere un intervento massiccio eventuale di manutenzione in futuro. Quello che noi adesso stiamo facendo è un intervento conservativo, cioè dove è necessario intervenire, come dicevo prima, sulle panchine è stato fatto, quelli erano comunque state eliminate perché non avevano più una struttura che poteva essere recuperata, e quindi perché non fossero pericolose erano state rimosse la panchina che era stata fotografata. Quindi le altre invece sono state ricomposte e ritinteggiate. Quindi
Le sedute ci sono, dove si dovrà magari intervenire sul sentiero, dove ci sono delle buche metteremo della ghiaia. Un intervento previsto in futuro è anche il potenziamento dell'illuminazione, perché comunque possono essere più frequentabili se c'è più luce. Quindi sono interventi parziali che però adesso non sono ancora compresi in un intervento strutturale di riqualificazione, diciamo, di quell'area, proprio perché abbiamo fatto tanti altri interventi e questo, data la natura specifica di quell'area, ovvero di bosco in città, è rimasto un po' più naturale, naturalizzato, quindi tutto lì. Ma assessore, io non sono per niente soddisfatta della risposta. Perché quando lei mi fa l'esempio delle panchine, sì. Allora, secondo me, quando io trovo due pezzi di legno per terra, così, che sarebbero il basamento della panchina, e la panchina non c'è più, quello non è un intervento di manutenzione. Ma infatti non ho detto piuttosto su quelle. Tolgo anche i due basamenti di legno. Cioè, allora non c'è più niente. Ma vedere quei due pezzi di legno senza più la panchina è desolante, cioè dà proprio l'idea dell'incuria, secondo me. Cioè, o tolgo tutto o ripristino la panchina. Questo però non è un giardino, no, è un bosco in ma città. Io in un bosco quindi... Ma in un bosco io non trovo un pezzo di panchina. Ma cioè, in un bosco trova anche magari dei tronchi che sono caduti. Ma un tronco che è caduto, cioè, non nel sono... senso che comunque è naturale. Ma un tronco, ma un tronco caduto non è un basamento di una panchina che non c'è più. Che verrà sostituito con materiale diverso. Io giro per i boschi, è diverso. E poi le buche, cioè proprio le buche dove si inciampa, cioè che cosa costa coprire la buca? Insomma, bisogna aspettare. Se non l'ho soddisfatta, mi spiace. No, vabbè, però non... io le ho dato questi la risposta che questi sarà... lavori di manutenzione. Gentili signore, non, posso non sono intervenire? Stati fatti. Vorreste mantenere. Ok, va perfetto. Bene. Grazie. Lo so che vi piace interloquire. Esatto. Ok. Passiamo alla successiva, che è quella di Rinaldi e Neri. Problemi funicolari Biella, determinazioni funicolari. Amministrazione. Risponde l'assessore Leone. Chi è che la enuncia? Sì. Vai. Facciamo una premessa, quella per cui il nostro gruppo, sin dall'inizio dei lavori della funicolare, non ha volutamente preso delle posizioni critiche sull'intervento da fare, attendendo sostanzialmente quello che era poi il risultato del lavoro e gli effetti sull'effettivo utilizzo. E subito dopo abbiamo preso atto positivamente, perché sostanzialmente bisogna avere una certa obiettività in questo senso, che l'utilizzo efficiente della funicolare, la gratuità della funicolare, ha in poco tempo incrementato l'afflusso di persone al piazzo e quindi in questo senso abbiamo dato una valutazione non solo positiva, ma riteniamo addirittura che bisogna incentivare l'attività, gli eventi al piazzo per dare vita al borgo antico di Biella. Però un problema naturalmente a distanza di 4 mesi bisogna porlo. Lavori realizzati, appalti, il tutto, quelli che sono stati gli inconvenienti che ci sono stati per quanto riguarda l'esecuzione, che poteva essere il rodaggio, il tutto, in realtà si sono presentati con un ritmo così, diciamo, del poco esilerante, che ha creato grossissimi problemi sulla credibilità della stessa opera, problemi spesso all'utenza. E su questo naturalmente non è mia intenzione imputare responsabilità all'amministrazione, perché si tratta di problemi tecnici. Però un problema, secondo me, a distanza di 4 mesi va posto e va chiarito. Per fortuna, dopo la presentazione, ho visto che è stato sul sito pubblicato magari potrebbe essere un'anticipazione a quella che sarà l'intervento del 2 novembre, una presa di posizione del Comune, che era sostanzialmente quello che noi chiediamo.
una ditta ha eseguito dei lavori, sostanzialmente i lavori vanno eseguiti, io non ho il contenuto degli atti del disciplinare, di tutto, e del collaudo in modo particolare, perché so che è stato fatto un collaudo, non sono riuscito a trovarlo all'interno del sito, però sostanzialmente il lavoro è stato pagato, la ditta ha fatto il lavoro, sostanzialmente ci aspettiamo come cittadini che l'opera funzioni in maniera perfetta. A questo punto mi chiedo, laddove i problemi continuino, laddove la funzionalità dell'opera non è quella che sostanzialmente ci stiamo aspettando, quali sono le mosse dell'amministrazione nei confronti, naturalmente non dell'operenza, ma nei confronti di chi ha realizzato l'opera, e se sostanzialmente i problemi quali sono, se sono risolvibili, perché ad oggi, a prescindere dal dato tecnico, credo che sfugga ai cittadini il reale problema della funicolare. Che cosa ha, qual è il problema sostanziale della funicolare? Allora, intanto ringrazio per l'interrogazione costruttiva che ha messo in risalto l'effetto traino che la funicolare ha avuto nella frequentazione del piazzo e nello sviluppo delle attività che con la sono aperte. Indubbiamente le difficoltà che si sono manifestate nel tempo, direi che a cominciare dalle prime settimane abbiamo cominciato a interrogare la ditta sulle cause di queste difficoltà che venivano riscontrate. La ditta ha sostenuto per un po' di tempo che l'alta sfruttabilità dell'impianto era la causa prima delle fermate e del consumo e l'usura di una parte della componentistica. A questo riguardo ricordo che non esiste ancora il collaudo amministrativo, mentre l'USTIF ha accordato la messa in esercizio dell'impianto. Le contestazioni tecniche all'impianto e alla sua funzionalità sono state fatte dal nostro ufficio tecnico sotto la supervisione del direttore di esercizio, l'ingegner Petrella, del direttore di cantiere, ingegner Fuselli, e del collaudatore, ingegner Gius. Sottolineo il fatto che queste persone sono proprio persone dedicate a questo tipo di costruzioni e di controllo. Cosa è stato contestato e cosa è stato chiesto alla Maspero, che è la ditta costruttrice? È stato chiesto il riallineamento delle guide, il cui stato, a giudizio dei nostri tecnici, pregiudica il contatto elettrico, la cui assenza momentanea, anche di frazioni di secondo, pregiudica l'immissione della corrente in cabina e il blocco del funzionamento della cabina stessa per motivi di sicurezza. Si contesta e si chiede la verifica del sistema trasmissione pulegge cavi, si è richiesto l'adeguamento della funzionalità del sistema chiusura-apertura delle porte automatiche e l'adeguamento del sistema di contatto blindo sparre e spazzole. Le spazzole anche con il contatto con le blindo sparre, con la blindo sparra, da questo collegamento tramite le travi sul quale poggia. Sono delle spazie che di fatto pinzano le travi. A seguito di una serie di incontri avvenuti sia in sede tecnica che politica, si è al fine convenuto che la ditta intervenga sul riallineamento della via di corsa con la doppia finalità di risolvere anche il problema del disallineamento della blindovia ad essa collegata. L'intervento sull'impianto sarà preceduto da rilevazioni plani altimetriche delle vie di corsa e della rotaia di guida, quella che sta in mezzo, tramite strumento di misurazione teodolite. Sia i rilevamenti che gli interventi saranno effettuati in sicurezza col fermo di una o di entrambe le cabine. I lavori di rilevamento cominceranno nelle prossime settimane.
Come già comunicato più volte tramite stampa o in risposta ad altre interrogazioni, la determinazione della Giunta è quella di avere nel più breve tempo possibile gli impianti in perfette condizioni di servizio come richiesto contrattualmente, con la chiusura quanto prima del cantiere e l'ottenimento del collaudo amministrativo, che di fatto chiuderebbe, diciamo, il cantiere. Chiaramente ci si riserva di tutelare l'interesse della cittadinanza, la tutela dell'investimento e l'immagine dell'amministrazione nelle opportune sedi. Detto questo, rimaniamo ottimisti sull'esito finale di questi interventi. Specifico ancora alcune cose. Di fatto noi non abbiamo pagato tutto l'intervento, ci siamo riservati la parte finale, ovvio, contrattualmente prevista, e sia sul funzionamento che sull'esercizio esistono due fideiussioni che, nel caso dovesse mai capitare, verranno escusse. Grazie. Bene, naturalmente il nostro augurio è che le fideiussioni rimangano ai loro proprietari. Ci tengo solo a precisare, ma penso che sia comunque un'opinione, diciamo, unanime proprio della città, che a questo punto, viste le premesse, secondo me, dette dalla Maspero, che ha parlato, per quello che ho capito all'inizio, addirittura di usura, di una quota di usura, che è assolutamente improbabile, non credo che comunque praticamente l'usura venga gestita con la sostituzione, ma non può bloccarsi. Quindi, e questo mi fa un po' preoccupare sulla serietà della affermazione della ditta. È chiaro che, viste proprio le premesse, queste affermazioni che sono veramente parzialmente ridicole, ritengo che tutta questa successiva attività di controllo, di verifica e di verifica sull'adempimento delle loro obbligazioni, che siano comunque fatte in maniera adeguata, precisa e rispondenti a quelli che era l'impegno contrattuale, noi proprio invitiamo l'amministrazione, lo facciamo sostanzialmente come cittadini, quello di puntare gli occhi sulla questione e affrontarlo in maniera risoluta per far risolvere il problema, non soltanto nell'interesse del piazzo, nell'interesse della città, ma comunque nell'interesse dei cittadini. Grazie. Passiamo all'interrogazione successiva di Moscarola. Ovviamente oggi c'è sempre Leone, abbiamo scoperto che riesce a farsi interrogare da tutti. Bando gestione Palapaietta. Sì, interroghiamo Leone da professori quali non siamo. Ogni tanto ci aspetteremmo di dargli anche magari un 5,5 di incoraggiamento, come dicevano mai quando andavo a scuola, però purtroppo qua delle interrogazioni il voto medio per l'assessore è un bel 4. Questa interrogazione nasce dal fatto che, non so se l'assessore lo sappia, in via Paietta esiste un palazzetto dello sport, a Biella in via Paietta c'è un palazzetto dello sport che è di proprietà del comune. E sempre, non so se l'assessore lo sa, ma a giudicare dall'articolo che è uscito sulla stampa il 21 di luglio del 2018 lo sa, ad agosto scadeva la convenzione per la gestione del palazzetto di via Paietta. Leggendo questo articolo, intanto il titolo è Palasport di via Paietta, 2, in arrivo il bando per l'impianto. Però, come voi mi insegnate, non bisogna soffermarsi ai titoli perché non sempre sono veritieri. Allora ci mettiamo a leggere anche cosa c'è scritto sotto. C'è un virgolettato dove si dice che a confermare la stesura del bando è l'assessore Leone, 2, nei prossimi giorni pubblicheremo il documento, la nuova convenzione. La delibera nei giorni scorsi è già stata discussa in giunta, si attendono soltanto alcuni passaggi tecnici su cui stanno lavorando i nostri uffici. Ora, nel mondo della relatività va tutto bene. Io posso pensare che nei prossimi giorni voglia dire 7, 8, 10, 12,
consigliere Caldesi potrà pensare che nei prossimi giorni possa arrivare a 30, 35, 40, 41. Ma la concezione di prossimi giorni dell'assessore Leone mi sfugge proprio, perché siamo al 27 di novembre, questo articolo è del 21 di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, sono passati 4 mesi e della convenzione non venne traccia. Quindi ritengo che la concezione di prossimi giorni dell'assessore Leone sia quantomeno fumosa. E la questione dell'interrogazione è semplice: dal 30 di agosto non vi è più la convenzione per il palazzetto di via Paietta, che è stato provvisoriamente affidato a chi gestisce il bar per i lavori ordinari, per prendere le prenotazioni, eccetera eccetera. Ora la mia domanda è questa: per quale motivo, a mesi e mesi di distanza, superati ampiamente i prossimi giorni, il bando non è ancora stato pubblicato? E soprattutto per sapere se ad occhio e croce c'è una tempistica per la pubblicazione appunto del nuovo bando. Mi dia una data precisa, però non un lasso di tempo arbitrario, perché poi andiamo poi a confonderci, perché magari poi io intendo una data immediata, invece voi intendete una cosa diversa. Quindi le domande sono: perché non è ancora stato pubblicato e entro quando ci sarà un bando per la gestione del palazzetto di via Paietta? Grazie. Adesso glielo spiego, almeno cerco. Allora, come ha detto lei, la Giunta Comunale in data 6 luglio ha approvato il progetto predisposto dall'ufficio sport relativo alla nuova concessione dell'impianto sportivo denominato Pala Paietta, da effettuarsi secondo le normative sopraggiunte rispetto alla concessione in essere a tale data, che prevedeva la scadenza al 31 agosto 2018, scadenza che nella convenzione è prorogabile per 6 mesi, quindi sino a tutto il mese di febbraio 2019. Il progetto concessorio che era stato approvato, completa della relazione tecnica, capitolato e schema di contratto, stima delle spese annue per la gestione dell'impianto in 105.800 euro, a fronte di entrate annue per euro 124.000. La durata del rapporto concessorio previsto era di 3 anni, con l'opzione di altri 2 e la possibilità di proroga opzionale di altri 6 mesi, e un canone anno in favore del Comune da porre a base della gara non inferiore ad euro 1.000 annui, ed inoltre prevede il trasferimento in capo al concessionario del rischio operativo di domanda e di disponibilità, che include la manutenzione ordinaria e straordinaria. Con la deliberazione di approvazione, il progetto è stato rimesso al competente dirigente dell'ufficio sport comunale per l'indizione della gara. Contestualmente e in via informale, considerati i gravosi altri impegni lavorativi a cui ha dovuto attendere il predetto dirigente, c'è stato anche un lungo periodo di malattia che si è protratto per ben 3 settimane, è stato chiesto al segretario generale di sovrintendere ed ausiliare l'ufficio sport con riferimento alla procedura di gara in questione. Il segretario, all'atto dell'indizione della procedura di gara in questione, ha verificato diverse e notevoli criticità in cui versava l'impianto per una pluralità di concause, che hanno reso necessaria una ulteriore verifica circa la fattibilità immediata del progetto concessorio, come impostato, e per intanto una fase di gestione diretta da parte del Comune che consentisse di risolvere le più evidenti criticità manutentive rilevate e il maggior utilizzo possibile dell'impianto, stando alla verificata indisponibilità in tal senso del gestore uscente. In tal caso, con una determinazione del competente settore numero 719 del 1 agosto 2018
e numero 905 del 9 di ottobre 2018 è stato affidato l'incarico alla ditta Petrillo Angelo, già gestore del bar dell'impianto sportivo in questione, per lo svolgimento del servizio di custodia, pulizia e gestione e prenotazione dell'impianto, a supporto della gestione diretta da parte dell'ufficio sport. La gestione diretta sta consentendo, senza soluzione di continuità alcuna con la precedente gestione, il pieno utilizzo dell'impianto e la soluzione delle più immediate criticità riscontrate in ordine alla precaria situazione manutentiva dello stesso, che consentirà di poter avviare la procedura di gara prevista senza il paventato rischio di diserzione della stessa o di possibili altre contestazioni. Al contempo potrà essere per il meglio verificata l'effettiva valenza e procedibilità del progetto concessorio così come è stato approvato. Se il segretario vuole aggiungere qualcosa sulla operatività, visto che è in capo al segretario. Bene, prego. Beh, ovviamente sono assolutamente insoddisfatto, anche perché alla mia seconda domanda non si è avuto risposta. Ho chiesto per conoscere la tempistica realistica per la pubblicazione del bando, non ho avuto risposta, però piuttosto che sentirmi dire nei prossimi giorni e poi passare 5 mesi, forse assessore è meglio così, siamo ai primi danni, non si sbilanci troppo, va bene. La questione che apprendo ora, che il segretario, oltre a essere dottore nelle sue materie, si occupa anche di ingegneristica e di architettura, visto che ha scoperto le criticità manutentive del palazzetto, lo apprendiamo ora, e resta il fatto che i cittadini valuteranno l'operato di questo assessore che, dopo aver dichiarato che si sarebbe pubblicato un bando nei prossimi giorni, sono passati 4 mesi e alla richiesta di quando verrà pubblicato quello nuovo non dà una risposta. Io dal mio punto di vista non ho più niente da dire, penso che i fatti e le parole esposte possano parlare da sole. Passiamo alla successiva interrogazione, sempre di Moscarola, Parche Biella Forum, risponde l'assessore Leone. Va bene, dopo il voto 3,5 dell'interrogazione precedente, vediamo se riusciamo a salire almeno a un 4. La questione Attenzione che poi diamo il voto anche a te. Ma mi valuteranno poi i cittadini tra qualche mese. Durante la stagione di pallacanestro di Serie 2, la società pallacanestro Biella gioca le partite in casa al palazzetto di via Buscaglione. Assessore, non è il palazzetto di via Paietta, ma ne abbiamo un altro, dove ci sono gli orsi, e dietro gli orsi c'è un altro palazzetto. Posso parlare, Presidente? Sì, però io direi di usare un tono un po' più colloquiale. Non mi pare. Stiamo parlando di persone civili, non mi pare di aver insultato nessuno, mi pare di aver parlato in italiano corretto. Sì, e non mi interessa. Io posso parlare. Se posso dire una cosa, se usi una frase irritante, magari l'altro ti risponde in modo irritante. Le frasi irritanti che avete utilizzato voi quando eravamo nella maggioranza. Allora, adesso poi riparti pure dall'inizio, e questo è un mio consiglio, poi puoi farne quello che vuoi. Se dovessi valutare le frasi irritanti che l'assessore allora consigliere ha riferito verso di noi quando eravamo in maggioranza, potrei stare qua a fare un'enciclopedia. Comunque, la Pallacanestro Biella, come l'assessore sa, gioca le proprie partite all'interno dell'Hype Forum agli Orsi. Già nella stagione scorsa si sono ravvisati gravi problemi di manutenzione al parquet. Se si fa un semplice sopralluogo si può vedere che non vi sia un'area più grande di qualche metro quadro che non sia scocciata da capo a fondo, parquet, gradini addirittura, che rendono difficoltoso lo svolgimento ottimale delle partite. L'assessore Leone evidentemente non si spiega bene con i giornalisti dopo i pochi giorni dell'interrogazione precedente. Qui abbiamo un nuovo articolo di giornale dove l'assessore, titolo: rinnovo del forum, via alla sostituzione del vecchio parquet.
Dopo i rattoppi, il parquet di pallacanestro del Biella Forum verrà sostituito, lo conferma, arriva dall'assessore Leone, Bene. C'era anche una tempistica. Resta da definire quando si svolgerà l'intervento, che non dovrebbe richiedere molti giorni di lavori. Il periodo migliore sarebbe durante l'estate, ormai è andata, ma come è avvenuto per il Palasport di Via Paglietta non è da escludere anche durante il prossimo autunno. Ora, l'estate è andata ormai, l'autunno sta per andare e del parquet nuovo non venne traccia. Quindi chiedo all'assessore Leone per quale motivo il parquet non sia stato sostituito durante l'estate come c'era scritto sul giornale ed era stato detto in una commissione sport a Palazzo Pella. E per conoscere anche in questo caso una tempistica realistica per la sostituzione. Qua adesso glielo chiedo di nuovo, visto che prima non mi ha parlato di date, questa volta vorrei una data abbastanza precisa, oppure mi dica no, non glielo sostituiamo come ho già letto sui giornali, però me lo dite. Quindi le domande sono, in modo chiaro, perché come asserito sui giornali non è stato sostituito in estate? Se verrà sostituito in autunno, inverno o primavera ed eventualmente pressappoco quando? Grazie. Allora, conveniamo sullo stato del parquet del Pannaforum, che ha bisogno, oltre che delle revisioni che sono già state fatte negli anni, comunque di essere sostituito, anche perché sono passati 10 anni e il tipo di parquet che era stato messo giù allora non prevede una vita molto più lunga di quello che ha già trascorso. Sono passati circa 10 anni, per cui ci siamo. Perché di quelle affermazioni? Semplicemente perché c'è una trattativa in corso con Pallacanestro Biella che è andata avanti per tutto l'estate, una trattativa che era complessiva sia delle pendenze della società verso il comune per il pagamento delle utenze che si sono susseguite a carico delle casse comunali negli anni 2015, 2016, 2017 e in parte dell'anno 2018. E sia perché in quegli incontri natura tecnica tra il nostro ufficio tecnico e il responsabile della Pallacanestro Biella si è parlato a lungo delle modalità di addivenire alla sostituzione di questo parquet. Devo dire a onore di verità che sia all'interno della società sia all'interno nostro qualche difficoltà a capire se fosse meglio prevedere un parquet fisso anziché un parquet mobile come quello di adesso è stato oggetto di dibattito. Tanto è vero che la società Pallacanestro Biella abbiamo chiesto alla società di fornire alcuni preventivi, in quanto ci pareva molto più veloce che questo cambiamento, questa sostituzione potesse essere fatta in modo più veloce direttamente dalla società, con un successivo integrazione sul costo di acquisto da parte del Comune di Biella. Così, solo per riferimento, dico che il parquet fisso costa circa 40.000 euro più IVA, invece il parquet mobile costa circa 70.000 euro più IVA. 60.000 euro più IVA. La differenza la dice la parola stessa, cioè io se metto un parquet fisso
non posso fare nient'altro che giocare pallacanestro o fare pallavolo o qualche altro tipo di sport. Invece se metto un parquet di tipo mobile, qualsiasi altra manifestazione che io voglio fare lo tolgo e lo rimetto. Devo dire in vero che in questi 10 anni si conta sulle dita di una mano le volte che questa cosa è successa, ahimè, perché penso che nella testa di chi è che aveva progettato questo palazzetto, che è uno dei più moderni in Italia, avesse altre finalità oltre che effettuare partite di pallacanestro. La trattativa sul rinnovo della convenzione, per cui non era soltanto riguardante, diciamo, la parte economica, ma riguardava anche il parquet stesso. Parquet, io ricordo, come ho già detto prima, che è in esclusivo utilizzo della società di pallacanestro, pur essendo quello un palazzetto di è un bene pubblico. Io penso che in questi tempi abbiamo avuto qualche difficoltà tutti a reincontrarci. Gli uffici prossimamente prenderanno contatto con la Pallacanestro Biella per andare avanti, per continuare e concludere, io spero nel più breve tempo possibile, questa trattativa. Visto che anche questo è in capo al segretario, se ha qualcosa da aggiungere il segretario, scusate. Dico qualcosa solo per dire che la trattativa, in proprio chiamarla così, in realtà sono una serie di incontri che sono tenuti tra l'ufficio tecnico e la società pallacanestro, nel quale si deve discutere necessariamente della nuova convenzione con la società pallacanestro. E quindi quello che l'assessore ha definito la trattativa per il parquet deve rientrare nell'ambito della nuova concessione da stipulare con la Pallacanestro Biella, e che non potrà essere come quelle già fatte prima, perché sono cambiate tutte le condizioni, sia normative sia fattuali, perché possa ripetere lo stesso tenore di prima. Quindi quando la Pallacanestro Biella si deciderà, diciamo, a convenire con il Comune la nuova convenzione, si potrà discutere anche di questo aspetto qua del parquet congiuntamente, insomma. Diversamente rimarrà l'equivoco chi lo fa e chi non lo fa. E ribadisco, la convenzione con la Pallacanestro Biella non può essere impostata nei termini in cui è stata impostata sin adesso, se non volete risponderne di fronte a qualche autorità contabile o giudiziaria. Grazie segretario, a te. Quindi mi si dice tempistiche non ce ne sono, perché non sapremo se verrà rifatto, tutto dipenderà dalla convenzione, dobbiamo trovarci nel più breve tempo possibile. Tiro fuori un documento che avrei voluto tirare fuori dopo, nel più breve tempo possibile, però dal 26 giugno 2018, dove Pallacanestro Biella chiede un incontro per meglio specificare i contenuti della nuova convenzione al fine di poter sottoporre la proposta al Consiglio di Amministrazione, non mi pare che da parte vostra ci siano state risposte. Gli incontri sono andati avanti fino ai primi giorni di agosto. Io ho una lettera. Rispondo io. Sto con Pallacanestro Biella c'è un'interlocuzione continua. Io ho il loro numero di cellulare, loro hanno il mio. Ci sono delle proposte che sono state fatte, nel senso di quello che può essere un'intesa, e Pallacanestro Biella che fino ad oggi non ha ritenuto di accettare quelle che sono le condizioni che il Comune di Biella pone per l'utilizzo del palazzetto.
Io credo che qua uno dei problemi gravi dell'Italia, ma forse anche del biellese, è una stupefacente perdita di memoria. Ora, il palazzetto è stato costruito su richiesta all'epoca di Pallacanestro Biella con un investimento importantissimo a carico della città. Ora, la città di Biella contribuisce in maniera significativa tutti gli anni alle attività di Pallacanestro Biella concedendo alla società Pallacanestro Biella l'utilizzo dell'impianto a titolo gratuito, e credo che questo debba essere un aspetto da valorizzare, questo sia un aspetto da valorizzare. Ora, pensare di, in aggiunta a quello che è, chiamiamolo, un utilizzo gratuito dell'impianto, che ci sta in tutta una serie di considerazioni di carattere generale, in quanto che sappiamo tutti l'importanza che questa società riveste, aggiungere a carico del comune anche i costi di gestione, cioè in pratica che oltre a dargli la casa, il palazzetto, gli dobbiamo anche pagare come città di Biella tutte le utenze, quando siamo in difficoltà a sostenere lo sport dilettantistico puro, che ha una valenza sociale sicuramente diversa, credo che questo sia un tema di discussione che attraverserà le giunte, attraverserà le amministrazioni, cioè sul fatto se un comune in generale, non parlo di Biella, debba sostenere lo sport professionistico o semiprofessionistico oppure lo sport dilettantistico di base con rilevanza sociale. Messo di fronte a questa alternativa, potendo sostenere tutto e tutti, si sostiene tutto e tutti, posto di fronte all'alternativa, io credo che un comune in situazione di scarsità di risorse debba preferire, debba privilegiare lo sport dilettantistico di base. Quindi le tante strutture sportive, le tante associazioni, le tante società dove non c'è nessuno che guadagna un euro, perché sono volontari puri, che fanno lo sport, io dico, per i ragazzini, per i quartieri, per gli anziani, per le persone che lo fanno veramente con finalità assolutamente dilettantistiche. Ritenendo e ribadendo che nel caso di specie il Comune di Biella già dà a Pallacanestro Biella una struttura che ha avuto un costo di realizzazione enorme per questa città, e quindi non è che lì si tratta male, si può dire che il Comune di Biella tratta male Pallacanestro Biella. Mi sembra che il Comune di Biella, nel momento in cui mette a disposizione gratuitamente, non entro nei tecnicismi, quella struttura, stia già facendo, come dicono i giovani d'oggi, tanta roba. Dopodiché troveremo sicuramente un accordo anche da un punto di vista convenzionale, oggi siamo in un regime di proroga, e questo verrà ratificato nelle forme previste dal diritto amministrativo. Oh, signor Sindaco, bravo, 10. Ha detto due cose che finalmente sbloccano un po' di ingranaggi che si erano inceppati in precedenza. Il Sindaco qua dice siamo in regime di proroga, ufficialmente, davanti al Consiglio, quindi dopo ne parleremo, la convenzione è da ritenersi in regime di proroga. Questo è il primo punto. E il secondo punto dice chiaramente davanti al Consiglio Comunale, senza cincischiare come è stato fatto in questi tempi, noi come Comune di Biella prediligiamo, poi giustamente o non giustamente, ognuno poi la pensa come vuole, ma finalmente si dicono delle cose chiare. Noi come Comune di Biella privilegiamo gli altri settori, lo sport minore, lo sport dilettantistico, Pallacanestro Biella ha da parte nostra il palazzetto e, se ho interpretato bene, quindi allo stato attuale non riteniamo di dover sovvenzionare la gestione in altro modo, se è quello che ha capitato. Boh. Almeno ci sono delle risposte chiare e precise per poter discutere, per poter avvalare naturalmente altre scelte. Quindi suppongo a questo punto che del parquet se ne dovrà poi far carico il nuovo gestore o che subentrerà con la nuova convenzione. Quindi è inutile che porto avanti l'interrogazione, perché tanto abbiamo capito che l'amministrazione attuale non farà quello che era stato promesso dal Leone sui giornali locali. Boh. Prendiamo atto anche di questo e va bene così. Passiamo alla successiva interrogazione. Tribuna Stadio del Rugby, Moscarola, Assessore Leone. Prego. Prego. Capito. Va bene, Assessore Leone, oggi ce l'ho con lei. Stadio del Rugby,
Sono consapevole, caro Presidente, che l'assessore Leone sappia dove è lo stadio del rugby, quindi non andiamo oltre. Sul sito del Comune di Biella, in data 14 marzo 2017, il titolo Stadio del Rugby, via il progetto della tribuna, eccetera, eccetera, eccetera. La speranza, aggiunge Leone, è di avere la tribuna finita per luglio 2017. Per gli Special Olympics, eccetera, eccetera, eccetera. Boh. La speranza, ahimè, è tramontata, perché da luglio 2017 sono passati un anno e mezzo e la tribuna del rugby non è ancora né costruita e in fase di cantierazione. Si vede un'enorme montagna di terra passandoci davanti, quindi la faccio breve perché abbiamo già discusso di altre cose e non voglio togliere tempo agli altri. Si interroga solamente molto brevemente per sapere per quale motivo la data del luglio 2017 si è saltata come un tappo di champagne, e per conoscere anche in questo caso, però in questo caso citare un pochettino di più, che le date fossero un pochettino più precise, per sapere quando quest'opera verrà conclusa. Allora, la speranza vuol dire che uno spera, ma non dà delle certezze, soprattutto perché quando si parla di lavori pubblici dare certezze è una cosa difficile. Già quando si fa i propri lavori a casa penso che ci siano delle difficoltà a capire quando entra il muratore, ma soprattutto quando esce. Allora, io faccio la genesi, perché insomma devo ricordare alcune cose, perché sennò questo discorso rischia di non stare in piedi. Allora, ricordo che il primo progetto prevedeva una spesa di 300.000 euro, perché si voleva un parziale utilizzo dei gradoni che già esistevano e che insistevano su una platea cementizia sottostante. Successivamente, parlando con la società che aveva vinto l'appalto della progettazione e con i continui incontri con la società di rugby, si è convenuto di riprogettare tutta la tribuna ex novo, per cui non prevedere più l'utilizzo del sottostante già esistente, e di prevedere una casetta dei servizi a disposizione degli spettatori. Pertanto, quando si è convenuto questo fatto, si è tornati in Consiglio Comunale, e se ricordo bene fu l'ultima riunione del Consiglio Comunale dell'anno 2017, con una variazione del programma triennale delle opere che il Consiglio Comunale ha votato in modo unanime, per cui penso che anche il consigliere interrogante abbia votato in modo positivo. Quella delibera portò l'importo dell'opera a 490.000 euro come investimento complessivo. Si è dovuto pertanto ripartire da capo con la progettazione, sia definitiva, l'accensione del mutuo, e sia quella esecutiva, e con il conseguente appalto che prevedeva la consegna del cantiere a fine luglio 2017. Consegna che è stato fatto e che la ditta ha preso in carico, cominciando i lavori il 7 settembre 2018, come era nelle prerogative di legge previste in questo caso. Allora, qui ci ricordiamo tutti, e lo ricordava anche prima la consigliera Caldesi, che a un certo punto a Biella, ma in tutta Italia, ha piovuto un po'. Ecco, noi sono caduti parecchi millimetri di pioggia distribuiti su 21 giorni, per cui i lavori si sono assolutamente fermati,
dopo che era stata plausata la platea principale che richiedeva una maturazione cementizia di, non mi ricordo più, 25 giorni, 28 giorni, ecco, per cui si è dovuto aspettare questo periodo. Poi si è messo a piovere, per cui diciamo, nonostante questo, gli operai della ditta che avevano un po' fretta di chiudere i lavori hanno lavorato anche in condizioni pessime atmosferiche. Detto questo, però, la cosa non ha potuto terminare secondo le date che prevedeva la consegna entro il 15 di novembre per ovvi motivi. Siamo ritornati con la squadra di rugby e è stato messo giù un cronoprogramma che mi pare che venga abbastanza osservato. Il nuovo cronoprogramma prevede la posa delle gradinate, cioè prevede l'ultimazione delle opere in cemento armato che dovrebbero completarsi entro questo fine settimana e la posa delle gradinate e dei mancorrenti entro il 15 dicembre. Il completamento della copertura e la posa dei servizi igienici verranno fatti successivamente, ma diciamo che la tribuna potrà già essere agibile. Comunque il termine lavori previsto dal contratto è il 18 gennaio 2019. Comunque noi pensiamo, se farà ancora bello qualche giorno, di riuscire a chiudere i lavori come il cronoprogramma che è stato presentato alla società e che speriamo possa avere una osservanza stretta. Prego. Questa volta possiamo arrivare a un 5 al 6, così però nelle prossime interrogazioni venga più preparato. E l'assessore ci ha fatto notare che a Biella può piovere, giustamente. Siamo famosi per essere una città che ogni tanto scende l'acqua dal cielo, quindi i lavori si sono, ahimè, spostati in avanti. Forse la previsione di qualche giorno di pioggia, già quando si stabilisce una data di termine lavori, forse si può anche pensare, ma forse è chiedere troppo. Spostiamo dal 15 di novembre a metà gennaio, ci può stare, vigileremo, spero di non dover vigilare, perché non so se si ricorda, assessore, io a luglio le ho chiesto quando sarebbero terminati i lavori per della frana di Via Ogliaro e lei mi ha risposto entro il 31 gennaio, 31-12 sarebbero stati ultimati. Io le ho detto, assessore, guardi che vigilo, non penso che per quel tipo di lavoro lì entro il 31-12 i lavori saranno ultimati. Resta il fatto che 1, 2, 3, 4 cose, le date non sono mai rispettate, di qualche mese, di qualche settimana, di qualche giorno, però in teoria se qualcuno si aspetta entro una certa data la fine di qualcosa e poi non si verifica mai. Comunque i tempi di quest'opera sembrano tuttavia abbastanza più stretti, quindi ci siamo quasi, dai. Passiamo alla successiva interrogazione, sempre di Moscarola. Accattonaggio equestro vicino ai cimiteri, rivolta al sindaco. Molto brevemente, ormai si tratta di un'interrogazione che ha perso della sua efficacia, perché si chiedeva di emettere un'ordinanza al fine di vietare la questua nei pressi dei cimiteri, e lo faremo poi noi durante la prossima amministrazione questa ordinanza. La questione è questa: l'anno scorso molti cittadini si sono lamentati del fatto che di fronte al cimitero urbano vi erano due o tre persone extracomunitarie che pretendevano del denaro facendo la questua, e parlando con alcuni cittadini si diceva: porca miseria, passi davanti ai supermercati, passi davanti al Mosca, passi nei parcheggi, ma almeno quando vado al cimitero a trovare i miei cari gradirei che non ci sia nessuno che mi rompa le balle, detto molto francamente. E quindi ho chiesto al sindaco di emettere un'ordinanza. In questo caso era del tutto legittima
perché si trattava di un'ordinanza contingibile e urgente, per spiegare e per far capire, la prefettura e il ministero ha cassato più volte ordinanze che non fossero specifiche, ovvero si vieta la questua in un territorio in un lasso di tempo non definito. In questo caso si chiedeva proprio di vietare quel tipo di pratica in un ristretto territorio, ovvero davanti al cimitero, e in un ristrettissimo periodo di tempo, ovvero nei 2 o 3 giorni a cavallo del 1° di novembre. Ora, l'ordinanza ovviamente non c'è stata, a questo punto la mia domanda è al sindaco: per quale motivo non l'ha fatta, se non ha ritenuto di garantire con questa ordinanza il tranquillo andare a trovare i propri cari al cimitero e non essere infastiditi come davanti ai supermercati dalla persona che ti chiede l'1 o 2 euro, che va bene tutto l'anno, ma almeno quando si va al cimitero si chiede un minimo di tranquillità. Grazie. Ma è un'interrogazione invece che secondo me rimane molto attuale nella sua impostazione di fondo. Nello specifico rilevo che nessuno, dica sì, nessuno, a parte il consigliere Moscarola, si è rivolto all'ufficio del sindaco rilevando un fastidio derivante dalla presenza di queste persone. E quindi già questo pone un primo problema a chi si trova nel mio scomodo ruolo, il fatto che solo una persona viene a sollevare la questione, e la solleva non solo in relazione al fatto che le persone chiedano la questa, ma che sono persone extracomunitarie, per cui gli dà una bella pennellata di colore rispetto a queste persone. Ora, il fatto che nessuno, c'è un problema di fondo, no? Di rispetto delle forze dell'ordine. Ora, le forze dell'ordine a Biella che controllano il territorio sono, diciamo, la parte che afferisce alle competenze statali, quindi polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, e io credo che andare a disturbare questi militi che svolgono un ruolo così importante di prevenzione sul nostro territorio, proprio anche nel giorno dei santi, quando molte persone lasciano casa propria per andare al cimitero e quindi i furti teoricamente potrebbero aumentare, quindi andare a disturbare queste forze dell'ordine perché vanno davanti ai nostri cimiteri cittadini francamente non mi sembrava il caso. Posso rispondere? No, ma vai, rispondo. Quando hai finito rispondo, perché io te non ti interrompo mai. I nostri vigili in quei giorni sono occupati in tutt'altre faccende, ovvero sia il presidio dei vari cimiteri, circolazione stradale e via discorrendo. Chi i cimiteri quel giorno li frequenta, da Cossila a Pavignano, come capita al sottoscritto tutti gli anni, c'è sempre uno dei nostri vigili che garantisce la fluidità della circolazione e l'attraversamento pedonale. Quindi andargli a dire no, adesso vi togliete da lì, andate fuori il cimitero, perché al consigliere Moscarola dà fastidio che ci sia una persona extracomunitaria fuori dal cimitero, mi sembra inopportuno da un punto di vista amministrativo. Ma questa è la parte, diciamo, più burocratica della mia risposta. Il problema secondo me è un altro, che quello che a lei dà fastidio a me fa compassione. E alla maggior parte delle persone di Biella fa compassione vedere una persona che si riduce a chiedere l'elemosina. A lei e probabilmente ad altre persone, io non voglio dire che sia solo lei, il fatto che una persona adulta si riduca a questuare senza dar fastidio, perché qua problemi di fastidio non ce ne sono, non ci sono violenze, non ci sono minacce, non ci sono comportamenti inopportuni, perché se si verifica qualcosa di meno che lecito vengono subito avvisate le forze dell'ordine che a Biella agiscono in via preventiva sempre, comunque, ovunque, perché questo è un territorio presidiatissimo. Possiamo discutere di tutte le classifiche, dove siamo in una situazione di eccellenza e rendiamo sempre merito un po', diciamo, all'onestà di fondo, alla rettitudine dei nostri concittadini, ma anche molto all'efficacia dell'attività di prevenzione, di controllo e monitoraggio che fanno le forze dell'ordine. Problemi di sicurezza non ce ne sono. Queste persone si limitano a chiedere l'elemosina. La maggior parte dei cittadini di fronte a un uomo adulto che chiede l'elemosina, mettendo la mano, non prova un sentimento di fastidio, prova un sentimento di compassione. E questo sentimento di compassione, giusto o sbagliato, è quello al quale è improntata la linea politica di questa maggioranza. E posso garantirle che finché sarà questa maggioranza a governare la città,
Ordinanze contro gli accattoni non ce ne saranno, perché gli accattoni a noi non danno fastidio, a noi commuovono, impietosiscono. E la nostra risposta non è l'ordinanza. La nostra risposta è non aver mai tagliato un euro ai servizi sociali in questi anni. In anni di tagli difficilissimi, i servizi sociali hanno sempre avuto la stessa dotazione, anzi l'hanno incrementata rispetto a quella del 2014. La nostra risposta non è l'ordinanza contro una persona adulta che si riduce a chiedere l'elemosina senza dar fastidio a nessuno. La nostra risposta è il nuovo dormitorio. E io la ringrazio di questa interrogazione, perché questa interrogazione permette ai cittadini di percepire lo scrimine tra questa maggioranza e quella che vuole incardinare legittimamente, lo dico con rispetto, lei. I cittadini faranno una scelta anche alla luce di queste differenze tra di noi. Sono differenze legittime, non c'è nulla di male, io non colpevolizzo nessuno. Ma la differenza tra noi e voi, lo dico sempre con massimo rispetto, è che a noi chi fa l'elemosina fa compassione e cerchiamo una risposta sul piano dei servizi sociali, sul piano dell'aiuto e della solidarietà. La vostra risposta è quella dell'ordinanza per sgomberarli da lì. Come vede, non l'ho presa in giro, ho risposto in maniera molto chiara. Allora, c'è una distinzione da fare, perché anche a noi fa pena, ci fa provare compassione l'elemosina del cittadino italiano che porge la mano perché non ce la fa arrivare alla fine del mese. Non ci può invece far pena e non ci può far provare compassione la richiesta di soldi del richiedente asilo che ha una casa sopra la testa, che è vestito, che ha l'iPhone, che mangia, che fa colazione, pranzo, cena, viene vestito a carico della collettività. Perché dovreste sapere, signor sindaco, potrebbe girare sabato pomeriggio, vada in Piazza Adua, vada in Via Roma e vede dove finiscono quei soldi. Il richiedente asilo che gioca ai cavalli, il richiedente asilo che li mette nelle macchinette. Penso che qualsiasi persona di noi girando la città le vede queste scene. Quindi noi, a noi fa pena e proviamo compassione per l'italiano, per il povero Cristo che non ce la fa, che non è aiutato da nessuno, che fa l'elemosina, non per il richiedente asilo con le Nike, il cappellino e l'iPhone che va a prendere l'elemosina per andare a giocare alle macchinette o ai cavalli. Questo no, non ci fa pena. Per cui, siccome le persone che ho riscontrato fare questa attività erano al 100% richiedente asilo, che non hanno bisogno di nessuna pena e di nessuna compassione, perché sono già spesati in tutto, mangiano, bevono, dormono tranquillamente più di molte altre città, cittadini, più di altri nostri concittadini. Per cui effettivamente, come ha detto giustamente, la nostra visione è diversa. Se mai saremo chiamati ad amministrare questa città, sicuramente questo tipo di ordinanze verranno fatte il giorno dopo. Grazie. Sì, ricordo solo che questa interrogazione era del 26 ottobre, probabilmente vedi nel futuro. Passiamo alla prossima. Manutenzione strade cubettate di Neri e Rinaldi. Risponde l'assessore Leone. La faccio tranquilla perché in caso la fate voi poi. Quando... parliamo seriamente di problemi delle strade cubettate. Anche qui con piacere vedo che subito dopo la presentazione dell'interrogazione è stato pubblicato sul sito un intervento che era stato già programmato di rifacimento di un tratto di strade cubettate, però il problema che poniamo noi è un po' diverso. Benissimo la manutenzione delle strade cubettate, che naturalmente necessitano di criteri di conservazione particolari. Il problema che poniamo però è che lo poniamo perché ci siamo informati con alcuni tecnici, è che
quelli che sono i problemi del cubettato e quindi il fatto che in diverse parti della città i cubetti saltano, non può essere risolto con una manutenzione del mando totale o rifacimento della strada, potrebbe essere evitato per quello che è il problema sostanziale di queste strade, che è quello praticamente della sigillatura dei cubetti. Sostanzialmente abbiamo già verificato con dei tecnici che da diverso tempo le sigillature non viene fatta la manutenzione alle sigillature, che chiaramente è una manutenzione di poco conto in termini comunque di costi economici. Io da un punto di vista tecnico all'interno dell'interrogazione abbiamo individuato le tipiche criteri di sigillatura e in questo caso quelle che andrebbero fatte con la malta che viene definita polimerica, ora io non ne capisco tanto però ci siamo informati, significa praticamente degli interventi che garantiscono comunque la solidità del cubettato e quindi evitare di arrivare alla fine con interventi radicali per quanto riguarda poi la manutenzione. Io vi invito, sicuramente conoscete comunque il territorio, c'è tantissima parte del territorio presenta comunque questi cubetti che sono andati via, saltano. Quindi mi chiedo perché, da quanto tempo non si provvede a fare manutenzione di questo tipo, se nei programmi se volete farla nei programmi. E effettivamente quant'è il costo che andremo a sostenere? In realtà l'ultima domanda, ho visto che c'è un intervento di 29.000 euro, ho letto nel sito. Comunque, come si vuole intervenire non per il rifacimento totale, ma per la manutenzione che io la definisco ordinaria, cioè una manutenzione di tipo di garanzia per quanto riguarda le sigillature? Ringrazio. I suggerimenti che sono stati allegati sono tecnicamente corretti e sono stati già più volte sperimentati dai nostri uffici nelle loro varie fasi. Alcune osservazioni. Sigillature in sabbia. Quando si è nella stagione secca tende ad alzare un polverone terribile. Ovvero quando piove tende a mandare la sabbia nella fognatura, perché purtroppo è così. La sigillatura polimerica risulta soddisfacente nelle cubettate con scarsa circolazione automobilistica ed è adatta soprattutto alle zone pedonali. È stata usata e viene usata negli anni soprattutto per i cubetti di Via Italia e delle zone pedonali. Per cui un tipo di intervento di questo genere è stato fatto 2 anni fa ed è stato fatto, mi dicono, in modo abbastanza periodico negli anni passati. La sigillatura con la boiacca cementizia ha il difetto che rimane subito secca e rigida ed è di facile spaccatura, in modo particolare se viene immessa su tratti urbani che sono molto trafficati. C'è un però, a Biella purtroppo le strade cubettate risentono della loro vetustà, la loro formazione risale minimo a 20 anni fa, via la Marmora intanto per darle un piccolo esempio, ma è ancora più vecchio e va ancora più indietro negli anni per quanto riguarda ad esempio la via Pietro Micca e la via Garibaldi. E i centri abitati frazionali, ricordo Favaro e ricordo Cossila. Inoltre il traffico intenso di mezzi, soprattutto i mezzi pesanti, e i continui interventi delle società di servizi che pongono i condotti sotterranei formano le ormaie sono dove passano, diciamo, continuamente le gomme degli autocarri, fanno questo sprofondamento e rendono molto precario qualsiasi tipo di intervento. La soluzione purtroppo è che bisogna rifare il manto ex novo. Per le strade, ricordo, questa amministrazione ha stanziato somme notevoli sia per le asfaltature che per le cubettature, impegnando peraltro una parte notevole della possibilità
annuale di finanziamento. Ricordo per le cubettature il rifacimento completo di via Rossazza a Chiavazza e di via Gagliari, con la posa di cubetti in sienite posati su misto, cemento e con le vie di fuga cementate. Ecco, per non interferire con il teleriscaldamento, che purtroppo ha protratto i lavori oltre il tempo che si era dato, e per evitare di penalizzare i commercianti in avvio della stagione natalizia, abbiamo dovuto rimandare un investimento di 500.000 euro per il rifacimento con lastre in pietra della via Mendola e di un tratto di via Pietromicca a scendere dalla posta centrale verso la scuola elementare Pietromicca. Gli uffici peraltro stanno lavorando in questi giorni ad un ulteriore lotto di 300.000 euro per ricubettare le due rotonde di via La Marmora, via dei Seminari, via Orfanotrofio. Su quest'ultima via ci sarà anche l'intervento per la fognatura, che è assolutamente ammalorata. L'ha già ricordato lei, da alcuni giorni, tempo permettendo, si sta lavorando sulle buche prodotte dove ci sono i cubetti, con uno stanziamento di manutenzione ordinaria che è di 29.000 euro, con sigillatura in boiacca cementizia, per cui viene sempre boiaccato. Come è stato uniformemente fatto in altre occasioni quest'anno e gli anni passati. Rimangono i problemi su altre strade, e soprattutto le strade che attraversano il centro, per le quali bisognerà in futuro, come ho detto prima, perché hanno un'anzianità molto elevata, decidere investimenti cospicui, oppure la butto lì, magari prevedere di asfaltare. Prego. Certo che la scelta poi di valutare di mantenere in alcune parti il cubettato, l'asfaltatura, è chiaramente poi sarà l'indirizzo politico logico, legittimo, anche in termini di costi di manutenzione. Prendo atto del fatto che comunque sì, avevo letto dei lavori di ristrutturazione che sono stati programmati e gli investimenti che sono stati già impegnati. È anche vero però che era comunque il punto dell'interrogazione, era quello di sottoporre all'amministrazione la possibilità, a fronte di interventi straordinari che non possono essere ripetuti con cadenza annuale o biennale, chiaramente anche per l'entità degli importi, era sollecitare la possibilità, laddove l'uso o anche comunque l'obsolescenza del mando e quindi il venir meno della sigillatura, se effettivamente interventi di tipo palliativo, che sono comunque di semplice comunque sigillatura, possono dare uno spazio temporale di 1-2 anni, visto che comunque si tratta di interventi a costi bassissimi rispetto a un intervento ampio di ripristino e ristrutturazione della strada, di garantire quelle sigillature, ripeto, temporanee di 1-2 anni, che impediscono comunque il far saltare via i cubetti, perché purtroppo ad oggi tantissime strade presentano, a prescindere dall'avvallamento che chiaramente comportano interventi strutturali radicali, è chiaro che però un intervento di questo tipo permetterebbe in alcuni tratti stradali quella sigillatura idonea a evitare situazione sgradevole di veder saltare normalmente i cubetti. Però comunque lì è quasi certo comunque che evitano comunque il fatto di farli venire meno. Grazie, bene, sono le 5 minuti di sosta, poi faremo l'appello.